Tempo Radio lo diamo oggi al vice sindaco di Calcinato Alberto Bertagna, bentornato tra noi. Buongiorno, grazie. E il benvenuto lo diamo anche all'assessore Stefano Vergano, assessore alla sicurezza e all'ambiente. Benvenuto tra noi, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376-631709, la mail è diretta a @temporadio.it e poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio su YouTube, Temporadio Live 20 agosto. Allora, dunque, cominciamo col parlare di territorio. Io lascio i microfoni aperti ad entrambi, quindi visto che abbiamo anche l'assessore Vergano appunto che è all'ambiente, perché si sono tenuti, giusto vice sindaco, due incontri, 7 e 8, per parlare di territorio e della ferrovia veloce. Sì, più che altro si sono tenuti questi due incontri appunto, come giustamente si diceva, per cercare di spiegare ai cittadini come funzionava tecnicamente la procedura di esproprio, perché siamo in una fase molto delicata della procedura per la costruzione dell'alta capacità, alta velocità, che comprende questo appunto questo percorso. Diciamo che Calcinato è stato il primo comune che ha avuto il benestare di CEPAV per fare questi due incontri esclusivamente con le persone interessate agli espropri, in modo che queste potessero capire come funzionava effettivamente l'atto espropriativo e quelle che erano le norme tecniche che poi seguivano e seguono questo atto. Io credo che sia stato molto importante questi due incontri, divisi ovviamente in due serate, perché diciamo che le porzioni di terreno che vengono espropriate a Calcinato, ahi noi, sono parecchie per quanto riguarda la TAVE e quindi interessano parecchie persone. Queste procedure sono molto particolari, quindi noi ci abbiamo tenuto a chiamare chi poi queste procedure le applica, in modo che si confrontasse direttamente con chi effettivamente è espropriato. Quello che, permettetemi di fare una piccola vena polemica, quello che a me dispiace un attimino è che i comitati NOTAV che hanno il diritto di manifestare, premetto che c'erano una trentina di persone e non un centinaio come alcuni giornali hanno detto, hanno agito in modo secondo me un poco irresponsabile, perché io posso capire che ci sia una contrarietà alla TAV e qui non entro nel merito, io posso essere favore o contrario, non entro nel merito, però fare ostruzionismo quando un comune dà la possibilità al cittadino di informarsi, quindi non vuol dire obbliga a fare qualcosa, ma ti informa di come sono le cose, poi il cittadino prende atto dell'informazione, se gli serve la utilizza, se non gli serve la mette nel cassetto. Secondo me questo, ripeto, è un atto un po' irresponsabile. Io capisco che un comitato debba farsi vedere, però se la funzione del comitato cittadino, e qui conti alla mano, poi c'era anche la Digos, quindi non mi invento i numeri, parliamo di 30-35 persone, di cui 15 di Calcinato, il resto che venivano da fuori, hanno un po' manifestato, secondo me, ribadisco, in termini, per l'amor del cielo, non voglio dire che sono stati facinorosi e tutto il resto, con quello che ho letto, io non ho detto nulla, mi sono fermato all'uscita quando abbiamo, siamo usciti, perché mi hanno appellato in modo secondo me non corretto, con delle accuse che ribadisco non erano corrette, mi sono fermato, ho dialogato, lamentavano il fatto che loro non hanno potuto entrare, ma assolutamente non dovevano entrare, gli incontri erano riservati alla gente che è interessata per l'informazione, non erano un incontro pubblico, che tra l'altro è stato fatto l'anno scorso a Santa Maria, dove, mi permetto sempre anche lì, non ci hanno invitato a parlare sul palco, ma hanno solo fatto un saluto di circostanza. Quindi, ribadisco, la collaborazione è massima, ma nel momento in cui un comune dà e cerca di dare un'informazione, io trovo che un'opposizione sia fatta a prescindere in modo pretestuoso. Quindi, ribadisco, l'ho detto l'altra volta per altre situazioni, se i comitati hanno una finalità di informazione, va bene, se hanno una finalità politica, li invito a presentarsi alle prossime elezioni l'anno prossimo.
Certo. Sì, forse sì, alcune persone dovrebbero poi anche comprendere che non sempre protestare, quando tu magari protestando blocchi e magari soccorsi, questa è un'allegoria che sto facendo. Sì, no, ma è chiaro. Ecco, chiaro. Per esempio, stai l'informazione credo che sia alla base, è il dovere che deve dare un'amministrazione. Ribadisco, tu puoi esprimere le tue opinioni, anzi io credo che sia indispensabile che ci siano più campane. Fare un'opposizione su un'informazione, secondo me, ribadisco, è un po' pretestuoso. Certo, anche perché tra l'altro presumo che le persone che hanno a che fare con gli espropri stiano vivendo il problema in maniera molto più presente di tutti gli altri, di tutti coloro che invece non hanno a che fare. Assolutamente con... sì, perché vengono toccati in prima persona. Poi ci sono quelli che confinano insomma con gli espropri, che magari hanno dei diritti oppure hanno delle necessità che devono essere sviscerate, tant'è vero che noi apriremo anche uno sportello direttamente calcinato in cui si potranno poi confrontare, oltre che con i nostri tecnici, anche con i tecnici CEPAF, certo, evitando che vadano a Brescia. Quindi io credo che sia un'opportunità, a prescindere da quello che è il discorso alta capacità, alta velocità. Ribadisco che non entro nel tema perché è talmente ampio, talmente vasto, però ribadisco, l'informazione è fondamentale e voler negare o comunque fare ostruzione sull'informazione secondo me è un danno che uno fa ai propri cittadini. Quindi chiamarsi comitato dei cittadini e poi arrecare un danno è un po' un paradosso. Allora, dunque, ci sono diversi messaggi, stavo guardandoli, adesso vedremo anche di dare voce agli ascoltatori. Volevo chiedere, abbiamo letto che c'è un nuovo comandante della polizia, tra l'altro diciamo subito che Calcinato ha la polizia locale in convenzione con altri comuni, no? Esatto, con altri due comuni. Esatto. Allora, la convenzione che Calcinato ha sottoscritto mai 2 anni fa è con Bedizzole e Lonato, una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, è stata modificata l'anno scorso e anche quest'anno in inverno abbiamo di fatto riapprovato una convenzione ex novo. Questa convenzione avrà durata di circa 12 anni, anzi di 12 anni, e possiamo dire che quest'ultima versione della convenzione è quella più operativa fra le precedenti ed è anche quella che ha superato i vari piccoli ostacoli burocratici che rendevano sostanzialmente non operativa la convenzione della polizia locale. Attualmente possiamo essere assolutamente soddisfatti di questa convenzione perché da agosto siamo finalmente riusciti a trovare un nuovo comandante, che è la comandante Luisa Zampiceni, che proviene da Mazzano. Ovviamente il nostro ringraziamento va al comandante Soggiu, che è tuttora nelle nostre forze ma attualmente ancora in infortunio e che ha gestito la fase di trapasso tra la vecchia convenzione e la nuova. Però la nuova comandante Luisa Zampiceni ha già preso in mano in modo abbastanza ferreo e rigoroso la convenzione e finalmente riusciamo, attraverso questo nuovo progetto che verrà, che è una un'esecuzione della convenzione, questo progetto che verrà reso operativo dai primi di settembre, riusciremo a fare finalmente le pattuglie serali e le pattuglie notturne, almeno 2 sere, 2 notti la settimana, con pattuglie intercomunali, quindi la gente di Calcinato è insieme alla gente di Lonato o di Bedizzole, perché di fatto non sarà più un agente di Calcinato o di Bedizzole o di Lonato, sarà agente di questo comando intercomunale. 2 pattuglie la notte, potremo utilizzare i nostri alcol test e test delle sostanze stupefacenti e quindi ovviamente il tema principale è la sicurezza sulle strade e la prevenzione, ovviamente il controllo della legalità in tutti i suoi aspetti. Un tema su cui noi molto abbiamo battuto come conferenza dei sindaci e degli assessori delegati è quello della tutela dell'ambiente, quindi la polizia locale che attualmente conta sostanzialmente 24 agenti sui 3 comuni più i 2 dipendenti amministrativi, si specializzerà attraverso un suo nucleo ad hoc in tema di tutela ambientale. Questo è assolutamente fondamentale non solo per l'abbandono dei rifiuti, che è l'aspetto più negativo, ma di prima visione anche dei cittadini che vedono sacchi piuttosto che materassi sparsi un po' su tutte le nostre campagne, purtroppo dovuto soprattutto all'inciviltà di molti cittadini fuori comune che transitano sulle nostre vie.
ma anche tutela ambientale in tema di controllo di aziende che trattano, gestiscono, smaltiscono rifiuti, e questa è una normativa talmente tecnica e talmente particolare che è necessario che i nostri agenti conoscano e approfondiscano. E in questo senso la comandante Luisa Zampiceni ha già dato massima disponibilità a tutti. Abbiamo partecipato a due bandi, anche agli ultimi due bandi della Regione Lombardia, quelli di luglio e di agosto, il primo per l'implementazione della videosorveglianza fissa, il secondo, che è assolutamente fondamentale per la sicurezza degli agenti, sulla videosorveglianza mobile, compreremo, se vinceremo il bando, delle body cam, che sono proprio delle telecamere ad uso degli agenti proprio sulla loro persona, e poi delle telecamere mobili ad uso proprio ambientale. Se riusciremo a comprarne due, hanno un costo abbastanza elevato, ma se vinciamo il bando dovremmo riuscirci, telecamere mobili che potremo piazzare nei vari luoghi degli abbandoni dei rifiuti e anche in alcuni luoghi sensibili per il controllo ad esempio della microcriminalità. Certo, purtroppo non è un problema solo il calcinato. Ieri giravo per il lago, ho visto tanti di quei sacchi abbandonati, esatto. Anche da Sogliano, Polpenazzo, da quelle parti, che veramente... Allora, fermiamoci un attimino con il vice sindaco, con i due assessori, quindi il vice sindaco Alberto Bertagna e l'assessore Stefano Vergano. Ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Il vice sindaco di Calcinato Alberto Bertagna e con l'assessore Stefano Vergano. Stiamo parlando di Calcinato, appunto. Parliamo a proposito, allora, assessore e vice sindaco, visto che parlavamo, ha citato appunto queste aziende, appunto la nuova comandante della polizia locale, che è molto attiva, che sta istruendo gli agenti anche su come relazionarsi con queste aziende che gestiscono i rifiuti, e parliamo di un'azienda in particolare che gestisce i rifiuti, che è famosa, insomma, non soltanto nel territorio di Calcinato, anche i Monteclarensi saranno lì che puntano le orecchie e diranno: la conosco anch'io questa. Sì, diciamo che di aziende famose che gestiscono i rifiuti a Calcinato purtroppo ce ne sono parecchie. Come ho detto in altre situazioni, Calcinato e la zona bresciana soprattutto, in generale sta diventando un po' il distretto del rifiuto, inteso come smaltimento, riciclo, lavorazione. In Brianza c'è il distretto del mobile, nelle Marche c'è il distretto della scarpa. Purtroppo Brescia, per una serie di ragioni storiche, è anche oggi distretto del rifiuto. Di questo fatto dobbiamo prenderne atto, cioè non è ovviamente da demonizzare, perché le aziende fanno lecitamente la loro attività. È anche vero che devono essere assolutamente controllate. In questo senso gli enti autorizzativi, che ribadisco per chi non lo sa ancora, sono sempre la regione e la provincia e non è mai sostanzialmente il comune, gli enti autorizzativi devono fare la loro parte, e mi sembra che ultimamente Regione Lombardia, soprattutto rispetto alla provincia, stia dando una buona mano nella tutela dell'ambiente. Mi riferisco ovviamente alla questione dell'indice di pressione, che in qualche modo, dopo una serie anche di battaglie da parte degli discaricatori, è ormai una norma sostanzialmente in vigore, che impedirà a Calcinato di avere nuove discariche, e questo ovviamente è un dato assolutamente importante. Mi riferisco sempre, per quanto riguarda la Regione Lombardia, grazie anche al nostro contributo come comuni della zona e Calcinato in primis, alla norma che prevede l'utilizzo delle cave, quali cave dismesse, quali bacini idrici, e questo è una rivoluzione, se vogliamo vedere, perché da pensare che prima c'era la dicotomia cava uguale discarica, passare a una cava che diventa un bacino idrico, che non è solo ad uso dell'agricoltura, che è fondamentale, perché anche negli ultimi giorni sul giornale di Brescia è uscita la necessità dell'acqua per gli agricoltori della nostra zona, ma è anche ad uso di bacini di laminazione. Quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua, finalmente questi bacini possono essere utilizzati per accumulare queste acque. Però, tornando al discorso iniziale, probabilmente la sua domanda si riferiva alla questione JEDIT. Ecco, su questo, diciamo, ampliamento Calcinato, la nostra amministrazione si è sempre battuta in tutte le sedi amministrative, nelle varie via, nelle varie AIA, ma anche in sede giudiziaria.
abbiamo fatto un ricorso contro la AIA di Regione Lombardia, abbiamo fatto adesso un ricorso contro la VIA di Regione Lombardia e adesso abbiamo fatto un ricorso al TAR contro l'AIA della provincia di Brescia. Chiediamo la sospensiva perché riteniamo che ci siano parecchie lacune istruttorie che né la regione né la provincia hanno saputo o hanno potuto colmare, ed è opportuno a nostro avviso che questa lacuna amministrativa debbano passare il vaglio anche della magistratura. E quindi noi abbiamo fatto questo ricorso e la sospensiva verrà decisa dal TAR di Brescia ai primi di settembre. Il nostro obiettivo è quantomeno cercare di trovare un'istruttoria, un'analisi più tecnica, più specifica, che possa confermare o quantomeno fugare i dubbi sulle problematiche ambientali di salute che questo ampliamento inevitabilmente porterà. È chiaro che se riuscissimo a trovare addirittura un provvedimento favorevole di sospensiva sarebbe il completamento di un percorso che abbiamo iniziato 5 anni fa e che sta portando e ci ha visto sempre in prima parte nella lotta contro questo ampliamento. Sa, se sono una curiosità, gliela racconto. Un ex sindaco di Castiglione è andato a guardare proprio, no? E ogni tanto il nostro ospite, come appassionato di politica, ha visto che in Europa le altre nazioni hanno tra le 3.000 e le 7.000 leggi, in Italia siamo oltre 21.000, qualcosa di questo tipo qua. No, ci pensavo perché ogni volta che c'è un ente, come può essere Regione Lombardia, che stabilisce l'indice di pressione, che viene riconosciuto ufficialmente, eccetera, poi c'è un ricorso in base comunque un'altra legge ancora, in un altro periodo e così via. L'assessore Vergano sa, è avvocato. Quindi è avvocato. È anche la sua professione. È una zecca Garbugli, esatto, come si suol dire. Sì, no, infatti la zecca Garbugli di manzoniana memoria cioè, non è cambiato molto, voglio dire, dall'epoca, perché effettivamente, come dice lei, cioè, in questo marasma di leggi, oltretutto stratificate in varie fonti normative, da comune alla provincia, alla regione e lo Stato, è chiaro che diventa facile giocarci. Per chi vuol far bene il suo mestiere è molto dura, per chi vuol fare tra virgolette il furbo è facile trovare la scorciatoia. È brutto da dire, ma purtroppo siamo in questa situazione. Confido che si possa arrivare a una semplificazione normativa che svantaggerà i furbi e avvantaggerà invece le persone per bene. Certo. Allora, saluta Debbie, vice sindaco. Poi ci sono due messaggi sulla TAV. Uno dice novità sulla TAV, punto di domanda. Un altro, con la TAV bisogna far presto, bisogna accelerare sulla TAV. Qua non so in che senso intenda dire bisogna accelerare, ma comunque più carabinieri a Calcinato qua, ma un comune ha facoltà di, perché questo è il ministero della difesa, tra l'altro sono militari, quindi sì, noi abbiamo scritto ancora penso un anno o 2 anni fa proprio anche alla prefettura per cercare di ottenere maggiore controllo del territorio e anche maggiore uomini. È anche vero che Calcinato è comunque una stazione confinante con altre stazioni dei carabinieri, perché Bedizzole ce l'ha, la stazione dei carabinieri, ovviamente Montichiari non ha il corpo di polizia oltretutto stradale, Castiglione Stiviere ha il comando provinciale, Lonato ha la stazione dei carabinieri, quindi bisogna, esatto, Desenzano ha la sede del comando, di compagnia. E quindi è anche vero che bisogna considerare il corpo dei carabinieri come un tutt'uno, quindi pensare di ottenere nuovi carabinieri sul territorio di Calcinato è un auspicio, ma bisogna anche confrontarsi poi con la realtà dei numeri. Ecco. Esatto, certo. Soprattutto certo. Anche delle possibilità economiche, perché tante volte si fa presto a dire, però anche i finanziamenti che arrivano ai comandi dei carabinieri sono molto esigui, al di là della barzelletta o no, questo non lo so, che non c'è il gasolio per fare le pattuglie eccetera, però effettivamente c'è poca possibilità di avere ulteriori uomini, perché c'è poca possibilità di avere comunque un finanziamento adeguato da parte dello Stato. Io credo che da questo punto di vista l'attuale governo si sia impegnato a potenziare quelle che sono i corpi di sicurezza sui territori e diciamo che con le varie situazioni che si stanno verificando, che si sta passando dalle parole ai fatti, io auspico che anche questa volontà poi possa essere portata a termine. Faccio un piccolo inciso per quello che diceva prima l'assessore. Due cose importantissime, questo lo dico perché Calcinato è stato primo attore di queste due cose, quindi l'indice di pressione, lo ribadito tante volte, è un grande orgoglio dell'amministrazione Legati e dell'amministrazione
che diciamo in 10 anni ha fatto ed è riuscita a far, non dico cambiare idea, ma far percepire alla regione che questo era un documento importantissimo per la gestione delle discariche. E la seconda cosa, per essere molto sintetici, i bacini di accumulo è la dimostrazione che lavorando in modo sinergico comune, consorzio chiese e regione Lombardia si possono trasformare quelle cose che prima erano esclusivamente destinate a discariche in una risorsa, esatto, per gli agricoltori, ma soprattutto in una risorsa per gestire quelle emergenze idrogeologiche di forte intensità che oggi riscontriamo a livello climatico, che molto spesso portano, certo, dei danni. Ecco, quindi questo credo che sia un modo di lavorare che ci ha contraddistinto e che vogliamo portare avanti in questi, certo, anni. Anche perché ricordiamo che quest'anno è andato un po' meglio, ci sono state due bombe, una bomba d'acqua, due che hanno tempestato su Bassa Bresciana soprattutto e Mantovano, però comunque l'anno scorso per esempio si parlava, non si sapeva dove andare a prendere l'acqua, ecco, per esempio, per cui almeno ecco. Allora, ci sono diversi messaggi in cui dice, allora, questo tema, deve essere lei il prossimo sindaco, se non si candida ci consegna nelle fauci del PD, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Poi ancora, vediamo, un saluto a Marica, il prossimo deve essere tu, dice Mario invece in questo caso. Poi ancora sono, Bertagna, sei capace, ti vogliamo sindaco, dice un altro messaggio ancora. E poi, sa perché a Calcinato non crediamo tanto alle parole del comune, perché non vediamo un interesse su ambiente, alberi piantati, zone bonificate, dice Pietro. Ma allora, per quanto, scusami Alberto, ma sulla questione alberi piantati, voglio dire, giusto, esatto, giusto a novembre, ottobre dell'anno scorso abbiamo piantato 113 alberi, oltretutto con le quinte elementari di Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco, quindi è stato un progetto che replicheremo anche quest'anno, oltre ai 113 alberi piantati che sono nella zona, diciamo, del campi sportivi barra cimitero di Calcinato, sono stati piantati anche 15 cipressi donati dal Rotary qui di Castiglione Montichiari. Quindi solo l'anno scorso, facendo una sommatoria, abbiamo piantato circa 120 alberi, oltretutto con un progetto che ha interessato le scuole, con tutti i messaggi di tutela ambientale che possono portare. Sul sito inquinato di Via Gavardina abbiamo ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia qualche anno fa, il sistema di capping, o come si dice, insomma, è stato completato. Quindi il monitoraggio è in essere, non ha rilevato assolutamente superi per quel che riguarda, ripeto, il sito inquinato di Via Gavardina. È chiaro che noi subiamo situazioni che sono state derivano da anni passati, discariche, purtroppo ce ne sono tante a Calcinato, però il sistema di monitoraggio è in atto e funziona. E ripeto, penso che la nostra amministrazione abbia dato una svolta evidente rispetto alla gestione del passato, perché sulla lotta contro Gedit è evidente l'ampliamento, la volontà di non procedere all'ampliamento l'abbiamo manifestata in tutte le sedi, e il problema odori, che è chiaro uno dei grossi problemi che interessa soprattutto una frazione di Calcinato che è Calcinatello, ci stiamo battendo in questi anni quantomeno per limitarlo e per trovare una soluzione, certo, il più possibile coerente con questa tematica. Certo. Allora, ma sta, assessore, a suffragio di quello che lei ha detto, mi viene in mente, quando si parla della diossina riscontrata nelle anguille del lago di oggi, si pensa che i responsabili siano sversamenti eventuali degli anni 70, 60, 70, che appaiono oggi gli effetti, tanto per intenderci. Allora, basta discariche, la regione a guida leghista da anni, la regione è a guida leghista da anni, lo legga, allora ho fatto contento Roberto che appunto aveva mandato il messaggio. Poi, dottor Bertagna, avete cacciato, Lega Nord, avete cacciato i migranti, che poi non è vero, chiedo scusa all'ascoltatore, però ora non si riesce a vendemmiare, anche le motivazioni non sono proprio queste. Se sono affrontate anche oggi, insomma, per esempio il fatto che non si riesce più a pagare gli operai coi soldi, ma devi fare un bonifico bancario, per esempio, già questo è un deterrente. Col decreto dignità convertito, i voucher per l'agricoltura sono stati mantenuti, quindi mi sembra un po' una... Poi, la Lega non vincerà le prossime elezioni, siete solo degli urlatori di paura, dice Davide.
non so, io rispetto le opinioni di tutti, ribadisco, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che in pochi mesi quello che è stato detto in campagna elettorale, io capisco che possa essere un'anomalia, nel senso che normalmente davvero si facevano dei proclami e poi non si faceva e non si portava avanti nulla. Io credo che negli ultimi mesi si sia dimostrato che anche andando a scontrarsi contro poteri forti, anche andando a scontrarsi contro realtà che sembravano intoccabili, le cose si possono, si fare. Possono fare. È ovvio che in un momento in cui si parla di gestione europea del sistema, diciamo anche italiano, su certe dinamiche bisogna confrontarsi sul discorso europeo, ecco. Quindi, che poi ha ricaduta, non è vero che non conta nulla, ma ha ricaduta, conta sulla nazione, conta sulla regione e conta sui comuni. Assolutamente. Allora, videosorveglianza, sì, ma intanto hanno portato via i tombini, dice Oscar, che, e poi ancora raccolta differenziata, migliorare quella dei pannoloni anche, invito. Sono d'accordo. Sì, pannolini anche, oltre ai pannoloni. Allora, poi vabbè, c'è chi se la prende con i comitati che definisce neocomunisti, quelli che avete detto appunto con Ottav. Abbandono rifiuti anche, vabbè, qua ne avete parlato prima, appunto salutiamo chi aveva mandato questo messaggio. Poi ancora, cattivi odori, è il momento per scoprirne la causa, dice Mara, dice, invita insomma. Lo diceva prima. Siamo in una fase di una normativa regionale che sicuramente è perfettibile, questo monitoraggio olfattivo, e lo stiamo, finirà il monitoraggio ai primi di ottobre. Allora, io approfitto di del messaggio di una anonima, che dice le feste devono durare un giorno solo, invece nei comitati delle feste ci sono politici, allora i ristoratori devono guidare, per lei punto di domanda. Allora, c'è una legge regionale che adesso regolamenta le feste appunto proprio per non arrecare danno, eccetera, eccetera. Scusate per questo. Volevo chiedere, quando ci sarà la festa di Santa Maria? Visto che siamo la domanda viene opportuna. Sì, infatti, ringrazio per la domanda, vabbè, non entro nelle dinamiche specifiche perché poi andremo a aprire un capitolo abbastanza ampio. No, quello che voglio ricordare, giustamente, per quello che ringrazio per la domanda, è che dal 30 agosto al 9 settembre partirà la festa di Santa Maria, che è una fiera di Santa Maria, quindi parliamo di, è stato da poco celebrato il centenario di questa fiera, è una fiera che da anni, quindi da più di 100 anni, rappresenta non solo la frazione di Calcinatello ma tutto il paese calcinato, va un po' a chiudere quello che è l'ambito estivo delle fiere, delle feste, che comunque permettono di interagire le persone, di colloquiare eccetera. Nella fiera di Santa Maria, oltre al solito ovviamente ambito gastronomico, si stanno portando avanti tanti progetti, quindi ringrazio ovviamente tutti quelli che collaborano, l'organizzazione eccetera eccetera, ci sarà anche un giorno specifico per parlare di ambiente. Voglio solo ricordare in chiusura, e questo è un ringraziamento particolare, che l'8 di settembre verrà inaugurato il Parco Centrofiera a nome di Salvini Clementina, che è stata una storica fondatrice della fiera, che ai noi faceva parte di due giunte precedenti, che è scomparsa per cause purtroppo di grave malattia, e verrà ricordata intitolando questo parco. Grazie ad Alberto Bertagna, vice sindaco di Calcinato, grazie a Stefano Vergano, assessore. Grazie.